Sabato 20 febbraio 2010 in una affollatissima galleria Mentana, ovviamente in piazza Mentana a Firenze, si inaugura Individuazione 2010, tradizionale appuntamento con le nuove proposte di Laura Adriani. Insieme a me c'è, oltre alla direttrice artistica della galleria, il professor Pierfrancesco Listri, che pochi minuti fa ha dettagliatamente presentato le nuove individuazioni di Laura Adriani al, lo ripetiamo, foltissimo pubblico, e questo ci fa piacere, ci rincuora, perché le gallerie tornano ad essere affollate. Quindi il merito va ovviamente non solo a Laura ma a tutto lo staff della Mentana, che lavorano intensamente per far sì che le opere degli artisti siano viste, e per far questo ovviamente ci vuole il pubblico e anche, diciamo in piccola parte, la nostra rubrica che dilata, amplifica queste presentazioni a tutta la regione. Certo, è una mostra appuntamento che tengo ogni anno oppure biennale, dipende da quanti artisti noi, diciamo, selezioniamo durante il periodo. Quest'anno è stata annua, infatti l'abbiamo presentata l'anno scorso e di nuovo quest'anno. Gli artisti individuati, tanto per attenerci a quello che è il titolo, sono 8 in questo caso, di cui un fotografo, un scultore, scultrice anzi, e gli altri sono artisti pittori. L'abbiamo selezionati nell'arco di un anno e mezzo circa, e devo dire che sono artisti tutti giovani e naturalmente proiettati nell'arte per il futuro, e io è questo scopo che ho preparato questa mostra. Grazie a tutti e venite a vederla. Noi dobbiamo dire brava a Laura e a tutto lo staff, perché ci sono tanti motivi per rallegrarsi quando una galleria è un momento di aggregazione, un momento culturale, una promozione anche commerciale per gli artisti che vivono ovviamente della vendita delle loro opere. Sì, devo dire questo, le mostre della Mentana sono speciali, c'è sempre un pubblico intelligente, vivo, attento, colto e giovane, molti giovani, questo è bellissimo. E anche la mostra di oggi è una mostra che presenta più donne che uomini, quasi tutti del sud, e questo è molto bello. C'è una siciliana molto intelligente, c'è un grafico di Eboli, eccetera, e sono tutti artisti, forse perché giovani, sperimentatori, ma non dello sperimentalismo escogitante che si vede tutti i giorni, nel senso che sperimentano nuovi materiali, nuove forme. C'è una scultrice eccezionale, Alessandra Politi, veramente eccezionale, c'è una pittrice di fiori di straordinaria qualità, ma non voglio fare torto agli altri che sono tutti interessanti. Ripeto, l'incrocio fra fotografia e pittura, l'incrocio fra nuovi materiali, per esempio un legno truciolato su cui si elabora dei colori, tutte ricerche, ma ricerche intelligenti, è una mostra non secondaria. Come ci ha ricordato poc'anzi Laura Adriani, sono 8 gli artisti partecipanti a queste individuazioni 2010, ci verranno presentati da Paola. Gli artisti sono 8, ma come sottolineava il professor Pierfrancesco Listri alla presentazione, c'è una netta preponderanza di artiste donne, e infatti senza niente togliere chiaramente alla bravura degli artisti, degli uomini. Lei e la signora? Giordana Bussoli. Bene, proviene Buonasera, da? Provengo da Modena. Formigine, in provincia di Modena. Cosa presenta? Io presento dipinti ad olio su tela, motivi floreali, fiori, dipingo fiori. Bene. Cercando di esternare, sperando di dare emozioni che io cerco di raffigurare sulle tele con i miei dipinti. Bene. Io sono Ilaria Gonnelli da Firenze, però sono Lalla come artista. Se si può dire artista, insomma, senza montarsi troppo la testa. E niente, io dipingo su masonite e scolpisco modellando in argilla. Io faccio soprattutto donne, pezzi di donne, frammenti di donne, e cerco di trovare un'armonia, un equilibrio, un'eternità, un silenzio, insomma tutti gli elementi un po' della classicità. Ho studiato tanto storia dell'arte e forse per questo che cerco questo, mentre però non è una vera e propria ricerca. In realtà secondo me tutti noi, mentre facciamo le cose, ci vengono un po' così, spontanee.
poi vedendole da fuori si cerca di dargli una spiegazione che forse hanno, forse no. L'importante penso sia essere se stessi e fare quello che ci viene naturale, senza forzarsi. Io sono Nicolina Giunta, vengo dalla provincia di Enna in Sicilia. Vivo da un paio d'anni, quasi 10 veramente, qui a Firenze e presento qualcosa che è molto vicino al mio mondo. Io sono una grafica pubblicitaria e presento dei supporti contemporanei quali il legno truciolato, che è un legno riciclato, si chiama OSB, e da lì appunto riesco, o ci provo quantomeno, a scavare e a rappresentare delle istantanee che riguardano sia il mondo dell'animo umano, ma anche delle cose tutte, attraverso una tecnica mista, in particolar modo i pennarelli, i famosi Pantone con cui eseguo i miei schizzi durante tutto l'arco della giornata, che è il mio lavoro. Alessandra Politi è una vecchia conoscenza, ora vecchia non vorrei, ma insomma diciamo abbiamo avuto l'onore di averla ospite dei nostri incontri con l'arte in occasione di una mostra fiorentina tenuta nel parco di Caruso della Villa Gisella, che fu la villa che appartenne agli inizi del secolo a Enrico Caruso. Nel nome di Caruso Alessandra tenne questa mostra con le sue elegantissime sculture in marmo che oggi ripropone a Firenze. E la Banca Intesa. E la banca. Sì, e il FIR. Sì. Ora io parlo poco di questi lavori perché purtroppo sono già stati presentati qualche anno fa. Sto lavorando adesso su un grosso progetto che andrà a Torino nel 2010, fine 2010. E è lungo il lavoro, è più una grande scultura di 6 metri in alluminio. Bene, quindi questa occasione. Avanti col marmo, bene, soprattutto. Bene. Questa è un'occasione imperdibile per vedere le opere di Alessandra a Firenze. Buonasera, innanzitutto sono Matteo Procaccioli e ahimè l'unico fotografo presente in mostra. Mi occupo di rielaborazioni digitali, quindi è una fotografia che si discosta un pochino dalla classica raffigurazione fotografica contemporanea. È una sorta di sperimentazione a livello di provando nuove tecniche sia di post-produzione e soprattutto di supporti come plexiglass o 100% cotone, cercando di dare un po' questa visione leggermente futurista, se vogliamo, su un concetto così radicato come la fotografia. Io sono Sante Abbinente e presento alcune opere pittoriche, benché ultimamente mi sia appassionato un po' all'arte concettuale. Sono le ultime opere che sto realizzando, diciamo, non sono di tipo pittorico, non le ho ancora presentate, spero di presentarle presto in un'altra occasione. Io sono Marcello Franceschini e nelle mie pitture il protagonista è l'alluminio. Come si può vedere anche alle spalle, uso l'alluminio come elemento pittorico, a volte lo dipingo, in questo caso no, in molti altri casi sì, con pittura a olio, poi viene graffito, viene lavorato, assemblato, incollato, tutto questo per ottenere varie figure, molto anche ispirate al lavoro che facevo prima, essendo fonico, avendo contatto con i musicisti. Infatti ci sono alcuni musicisti in mostra e tutto qui. Dopo l'arrivo in extremis di Sante Abbinente è arrivato in extremis anche il nuovo stagista della Galleria Mentana. Il nuovo stagista che si chiama Toby e viene direttamente da Londra e noi siamo molto orgogliose per una volta di avere uno stagista maschio, perché è la prima volta che abbiamo un ragazzo e parla benissimo italiano, quindi due parole le può tranquillamente dire. Una parola, sì, sono stato qui per una messa e spero imparare italiano e anche sono interessante in tutti i quadri e tutto. Bene. Ti auguriamo buon lavoro. Che è veramente inglese, quindi è precisissimo e lui alle 4:30 in punto è sempre qui. Bene, complimenti. Allora Paola, concludiamo il servizio, doverosamente anche una breve nota informativa anche su Paola Balestra, che a questo punto è l'unica artista oggi non presente. Però di lei, appunto, questo stralcio. Colori che sprigionano l'animo creativo, la ricerca dello spazio-tempo, dell'io, si interseca in un volo di colori che sprigionano l'animo creativo di Paola Balestra. Ci ha già detto appunto Paola di dov'è l'artista, sì. E quindi noi l'aspettiamo nei prossimi giorni a Firenze, come aspettiamo alla Galleria Mentana tutti i nostri telespettatori.
spettatori, ricordandovi che la mostra inaugurata sabato 20 febbraio 2010 si concluderà il prossimo 11 marzo e sarà visitabile tutti i giorni, escluso la domenica e lunedì mattina, dalle 11 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30.